Medici, avvocati, magistrati hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sul tema dal titolo Il consenso informato in tempo di Covid, un incontro organizzato dall'Ordine dei Medici. L'idea di approfondire la tematica è nata dalle problematiche che sono insorte in tempo di Covid, soprattutto per quanto riguarda gli amministratori di sostegno e i tutori dei minori. Come cambia il ruolo del medico lo ha raccontato il presidente dell'Ordine dei Medici, Giovanni D'Ippolito. Dal paternalismo di qualche tempo fa, dove il medico dava soltanto la prescrizione e il paziente doveva quasi ubbidire, a quella che è invece la condivisione di un percorso di cure che il paziente e i familiari del paziente devono condividere proprio con la prescrizione del medico. La normativa, la sua applicazione come strumento a volte di difesa del medico, la cosiddetta medicina difensiva. Il consenso informato è diventato uno strumento di medicina difensiva molto spesso, ma in realtà nella logica del codice deontologico medico e anche nella ispirazione della legge sul consenso informato e sulle disposizioni di trattamento di fine vita, ha un altro scopo, è in realtà lo strumento per creare momenti di dialogo e di confronto tra medico e paziente. È una sfaccettatura del rapporto di fiducia che lega il paziente al medico che gli presta le cure. La normativa ne stabilisce modalità e forme. La rigidità dell'applicazione delle forme a volte non giova al perseguimento degli obiettivi che questo istituto dovrebbe realizzare. In tempo di Covid, soprattutto per i minori, per la parte riguardante i vaccini, la normativa è stata dirimente, come racconta l'avvocato Claudio Alletto. Abbiamo parlato anche dei casi in cui i genitori del minore si trovino in contrasto o entrambi i genitori non intendano far sottoporre il figlio al vaccino e invece il ragazzo intende sottoporvisi. Cosa succede? I vari scenari. È stato sviscerato tutto e spero che le risposte siano giunte e abbiano chiarito eventuali dubbi e questioni insorte sul punto.